Buongiorno, siamo in collegamento con il professor Dario Janes, che è docente di pedagogia dell'inclusione presso la Libera Università di Bolzano. Dario Janes, come tutti sappiamo, è un pezzo importantissimo della storia dell'inclusione della disabilità in questo paese. E quindi con lui proprio parliamo della Giornata Mondiale delle Persone con Disabilità. Tra l'altro, ricordiamo, Dario Janes proprio in questi giorni sta uscendo con un libro molto interessante insieme con la sua collega Heidrun Demo che si intitola Normalità e Specialità. Questo libro è una riedizione, ma diciamo proprio una riscrittura pressoché completa di un vecchio testo del 2006, Speciale Normalità, che all'epoca aveva avuto grande successo. Ecco, quindi diciamo che Dario Janes è certamente la persona giusta per parlare di questo argomento. Allora, intanto, la prima domanda è banale, ma ha senso fare una giornata dedicata alle persone disabili? E poi magari negli altri 364 giorni dell'anno dimenticarsene un po' o comunque prestare poca attenzione a questo tema? Cioè, non sarebbe forse meglio occuparsene per 364 giorni all'anno almeno? Cosa ne pensi? Beh, grazie Reginaldo dell'opportunità. Io credo che sicuramente sarebbe meglio occuparsene sempre e molto più a fondo, chiaro. Però dall'altro lato, no? Tra l'altro cito un attivista, una persona, uno studioso di disabilità, Jacopo Meglio, di cui è uscito proprio in questi giorni un suo libro, che dice sia il 3 dicembre tutto l'anno, nel senso che questa attenzione deve un po' espandersi, no? Espandersi. Ma io sono convinto che, al di là di quella che può essere la retorica, cioè la passerella, insomma, no? L'aspetto più deteriore, diciamo, di queste giornate, però dall'altro lato danno anche l'occasione per dare voce alle persone con disabilità. Faccio un esempio concreto, proprio stamattina, che è il 2, stamattina a Radio 3, alla rassegna stampa, dopo il filo diretto con gli ascoltatori, ha telefonato una persona con disabilità, sottolineando il fatto appunto dell'accessibilità piuttosto che altri temi legati alla condizione della disabilità sensoriale. E come dire, ha trovato voce, perché lì è un'occasione assolutamente importante, perché parli a tutta la nazione su Radio 3, e io credo che lì lo stimolo, l'ha detto lei stessa, lo stimolo cioè, celebriamo questa giornata, cerchiamo di avere una possibilità di espressione più grande, no? Più ampia. Per cui, cioè, c'è anche questo aspetto, diciamo, del portare, anche se, non so, penso anche alla giornata della consapevolezza sull'autismo, no? Il 2 di aprile, no? Anche lì c'è molta, no? Ci può essere anche molta retorica, chiaramente, c'è, però dall'altro lato hai anche il focus e la concentrazione, insomma, e la possibilità di dare voce sempre di più. Vedo che c'è questo trend, diciamo, di dare voce alle persone stesse con disabilità, piuttosto che chi parla su di loro, no? Che questo è un grande passo avanti, a cui ha contribuito anche, per esempio, la Convenzione ONU del 2006, niente su di noi senza di noi, insomma, per cui queste sono occasioni anche per. È chiaro che poi l'impegno cioè, no, non può essere solo nel dare un piccolo, no? Un piccolo spazio di comunicazione il 3 dicembre, ma ovviamente no, è più ampio, deve essere più Quindi ampio. diciamo la ricorrenza va bene a condizione che non ci si Ma. fermi alla retorica del 3 dicembre, ma appunto che il 3 dicembre continui anche nei giorni successivi e continui durante tutto l'anno. Tutto l'anno. Senti Dario, la domanda che ti voglio fare adesso è questa, cioè, ma tu sai meglio di me che negli ultimi anni le certificazioni di disabilità sono aumentate in maniera
direi quasi abnorme, cioè ormai abbiamo, anzi diciamo che abbiamo un aumento costante del 3, 4, 5% all'anno rispetto alle certificazioni dell'anno precedente. È un tema, come dire, importante, direi quasi preoccupante. Secondo gli ultimi dati del Ministero, oramai in alcune regioni ci sono più alunni con disabilità rispetto al numero delle classi. Per esempio, in Lombardia, nella secondaria di primo grado, abbiamo circa 11.000 classi o poco più e abbiamo 12.500 alunni con disabilità. E questo dato abnorme lo si ha anche in altri ordini di scuola e in altre regioni. È una situazione pesante. Come mai si è arrivati a questo? Allora, sull'aumento delle diagnosi, delle certificazioni, secondo me bisogna pensarla in maniera complessa perché non c'è un unico fattore. Secondo me ci sono fattori differenti. Allora, proviamo a esaminarli uno alla volta. Allora, primo fattore, diagnosi sempre più precise e sempre più competenti. Questo è un fattore positivo, perché se magari 20 anni fa i servizi sanitari non riuscivano a riconoscere, no, una condizione come appartenente per esempio al disturbo dello spettro autistico, perché poteva sembrare no, un ragazzino o una ragazzina con delle difficoltà, con, come dire, una specie di immaturità più o meno generica, insomma, che non veniva riconosciuta, veniva, come dire, tralasciata perché c'erano situazioni più evidenti, più pressanti, no? Per esempio, disabilità intellettiva, magari anche più marcata, cioè che prende più, no? L'iter diagnostico. Mentre con l'avanzare, diciamo, delle scienze diagnostiche dell'ambito psicologico, neuropsichiatrico, eccetera, beh, allora si può riconoscere di più situazioni. Penso che un'altra situazione, per esempio, disturbi di attenzione e iperattività, magari più gravi, o pensiamo anche solo al discorso DSA, dislessia, no? Per dire, no? Ma se noi facessimo un salto indietro di 25 anni, tu avresti una condizione drammaticamente diversa, con un incremento che c'è stato nella diagnosi di DSA molto più forte che non in quelle di disabilità. Perché chiaramente da una vecchia concezione del dire ma c'è un ritardo, ma c'è una condizione che non veniva, diciamo, concettualizzata e riconosciuta come un disturbo del neurosviluppo, adesso questo non si va. Per cui credo che ci sia una quota, diciamo, di un incremento, diciamo, di tipo diagnostico, cioè per dire quelle persone lì, quei ragazzi lì c'erano già, ma non venivano riconosciuti. Adesso, beh, ci sono e vengono riconosciuti, per cui di fatto è un aumento. Ecco, questo è un aspetto, cioè quindi le diagnosi che stanno migliorando, però forse ci sono anche altri temi, altre questioni da affrontare. Per esempio, forse c'è anche proprio il fatto che alcune forme di disabilità stanno proprio aumentando realmente, cioè stanno proprio diventando, si stanno diffondendo di più. Può esserci anche questo elemento? C'è sicuramente quest'altro elemento, principalmente nelle situazioni che appartengono allo spettro dell'autismo. E questo non è solo un fenomeno italiano, anche a livello internazionale questo esiste proprio come incremento reale e non solamente effetto, diciamo, di maggiori capacità diagnostiche. Alcuni sostengono anche che la DHD di un certo livello di gravità si stia aumentando, insomma, per cui c'è che poi teniamo presente anche un'altra cosa, la presenza di molti alunni con lingua differente o background differente possono andare anche a costituire un'area, diciamo, di difficoltà, per esempio nel leggere, nello scrivere, eccetera, che ti può portare dopo a valutazioni all'interno del disturbo dell'apprendimento, insomma, che non è facile riconoscere, distinguere, per cui c'è la complessificazione reale
degli alunni e delle alunne è un dato assolutamente importante. Però c'è anche un terzo aspetto che io segnalerei nell'aumento delle certificazioni, perché se nella scuola italiana l'unico modo per avere delle risorse aggiuntive per far fronte alla complessità crescente, è quello di avere insegnanti di sostegno tramite una diagnosi, è ovvio che questa struttura qui, come dire, potrebbe, può, come dire, generare un effetto perverso. Cioè, l'unico modo per avere qualche persona in più è avere, diagnosi di disabilità. Dunque, in un modo o nell'altro, diciamo, no? Questo valore strumentale, diciamo, della diagnosi, cioè, infatti, tutti i vari ministri che si sono succeduti hanno continuato a dire che bisogna chiudere questo rubinetto, perché questo rubinetto qui, genera un flusso di spesa, no? Questo anche, come dire, è un meccanismo mortificante, no? Perché se io a scuola devo crearmi pezzi di carta, certificazioni, passando da ASL, commissioni mediche, l'INPS, eccetera, per avere risorse aggiuntive in più, questo è il trionfo del modello medico, no? Su quello pedagogico, insomma. C'è forse anche un po' quella questione che spesso richiama il nostro comune amico Raffaele Iosa quando dice che anche le famiglie stesse sono un po' indotte ad avere una certificazione in base al principio, dice appunto Raffaele, che meglio un po' malato piuttosto che bocciato. C'è questo anche secondo te? Sei d'accordo con Iosa? Sono d'accordo perché questo tema della medicalizzazione, no, è un po' un tema della contemporaneità, no? Anche medicalizzo la malinconia, la depressione, no? L'incertezza, insomma, ovviamente. È chiaro che questo è quello che mi piace chiamare il trionfo del modello medico, no? Cioè non del modello, diciamo, pedagogico, sociale o comunque, insomma, no? Di una realtà che non è detto che debba dipendere dal corpo, no? Che ha qualcosa che non funziona, no? C'è anche un'altra questione che sta diventando sempre più drammatica anno dopo anno, cioè il numero di docenti specializzati e quindi effettivamente in grado di aiutare i processi di inclusione all'interno delle scuole diventa sempre più ridotto in termini percentuali, cioè quindi abbiamo sempre meno insegnanti specializzati per le attività di sostegno rispetto a quelli che sarebbero invece necessari. E questo è un problema che richiama anche però le responsabilità delle università, oltre che ovviamente le responsabilità del ministero. E come ne usciamo da questa situazione? Cosa si può fare? Beh, allora qui cioè, da un lato c'è il tema grande del reclutamento dei docenti, perché uno dei punti di debolezza del nostro sistema rispetto agli insegnanti di sostegno è proprio quello della precarietà e della discontinuità nel tempo, no? Cioè, ci sono delle situazioni drammatiche in cui un ragazzino cambia più insegnanti di sostegno, no? Continua, c'è una giravolta, una girandola insegnanti. Questo è un problema che riguarda il reclutamento, cioè come, no? Il sistema di reclutamento degli insegnanti in Italia sappiamo è uno dei più complessi, no? E fantasiosi, diciamo, del mondo. Per cui da un lato c'è il tema continuità e reclutamento, dall'altro lato c'è la specializzazione, come dici tu, no? Ci sono dei dati, sono dati Istat, per cui dati che ti dicono che al nord Italia viaggi tra il 40 e il 45% di situazioni in cui persone fanno sostegno senza avere il titolo, senza avere il titolo, di conseguenza, ma insomma. Ci sono delle situazioni in cui la persona prima, l'anno prima faceva un altro lavoro, poi entra nella scuola e fa sostegno, insomma, cioè che è una delle funzioni più delicate, no? Insomma, per cui c'è questo problema qua. E le università non ce la fanno, non ce la possono fare, perché se in una regione, non so, tipo Piemonte per dire, o Lombardia, tu hai
7-8 mila cattedre scoperte dal punto di vista della specialità, come fa l'università a formarle? C'è una cosa impossibile. Se pensiamo che la formazione dovrebbe essere un anno, 60 crediti con i laboratori, con tutta una serie di cose che dovrebbero costruire quantomeno una base di competenza accettabile, cioè non è pensabile. Anche perché poi nei 200.000 insegnanti di sostegno che abbiamo oggi, non c'è solo il flusso scarso in ingresso, ma c'è anche il flusso in uscita. Perché Certo. alcuni, no? A 25.000, adesso 25.000 stanno frequentando i corsi di specializzazione. Ma quanti usciranno dopo e andranno sulla cattedra normale, chiamiamola così? Non c'è la capacità del nostro ministero di fare una programmazione seria, anche perché con quegli squilibri territoriali che esistono. Al sud le cattedre sono molto più coperte, però le università formano 10 volte tanto nuovi candidati specializzati rispetto al nord, che invece la situazione è assolutamente al contrario. Per cui la programmazione è assolutamente folle, però secondo me bisogna mettere mano proprio al concetto stesso di sostegno, no? Perché finché sarà tradizionalmente pensato come persona che si genera proprio come, no? Si genera a motivo di diagnosi, no? Finché sarà così, sarà sempre debole di serie B, precario no? E non una risorsa strutturale per fare una scuola inclusiva. Senti, ancora una domanda. Tu sai che ormai da un paio di legislature abbiamo un ministero che si occupa specificamente della disabilità. Abbiamo il ministero della disabilità. Tu che cosa ne pensi? È una buona cosa questa? Secondo me no, secondo me no, perché rischia di crearti proprio quel distacco, no? Quel distacco per la disabilità è una condizione, una caratteristica che coinvolge ogni aspetto, no? Della vita, ogni ministero, diciamo. Per cui perché creare una crei quello stacco e quella rappresentazione, diciamo, che può essere la riserva indiana, pietistica, specifica, no, particolare. Cioè io su questo non ho, no? Serve che invece in ogni azione, diciamo, amministrativa, politica, eccetera, ci sia l'attenzione al fatto che le persone hanno delle caratteristiche differenti. Se io devo costruire una nuova biblioteca in un paese, devo pensare che in quella biblioteca pubblica devono entrare persone molto differenti tra di loro, quello che ci vede e quello che non ci vede, quello che cammina, quello che non cammina, quello che pesa 180 kg, quello che, cioè la signora all'ottavo mese di gravidanza, cioè devo pensare all'infinita varietà delle differenze umane, per cui universalizzare. Allora, se questo è il principio, beh, sia quello che si occupa di infrastrutture del Ponte di Messina, sia quello che si occupa, diciamo, delle ferrovie, quello che si occupa della pubblica amministrazione, quello che si occupa di dare le patenti di guida e così via, no? Certo. Cioè, deve essere pervasivo, no? Perché è universale, non è settoriale. Senti, ti faccio una domanda un po' difficile, ma così concludiamo con un piccolo giochino. Ecco, però mi devi rispondere in maniera molto sintetica, non farmi nessun elenco. Se tu fossi il ministro dell'istruzione, cosa che, diciamo la verità, io non ti auguro perché fare il ministro dell'istruzione oggi è una cosa molto complessa, molto complicata, quindi non lo auguro agli amici. Ma se tu fossi ministro dell'istruzione, dimmi una cosa che tu faresti nell'immediato per migliorare i processi di inclusione nelle scuole. Andrei ad ascoltare chi fa effettivamente l'inclusione tra i banchi. Per cui mi Però metterei in moto e girerei per 6 mesi le scuole italiane. per capire come davvero avvengono i processi di inclusione. Esatto. E da, que
E da questo, secondo te, si potrebbe ricavare molto? Moltissimo, perché le persone che sono le persone, ma non solo gli insegnanti, parlerei anche con i ragazzi, parlerei con le famiglie, perché quella è la realtà, quella è la realtà. Bene, ringraziamo Dario Janes per questa bella chiacchierata che abbiamo fatto. Ricordiamo 3 Grazie a dicembre, voi. la giornata mondiale delle persone con disabilità, e ricordiamo anche che Dario Janes, insieme a Heidrun Demo, sta pubblicando proprio in questi giorni un testo molto interessante e molto importante che si intitola Normalità e specialità. Grazie al professor Janes, Grazie a professore, voi. ricordiamolo, ordinario di pedagogia dell'inclusione. Lui ci tiene a segnalare che appunto la sua cattedra adesso si chiama proprio pedagogia dell'inclusione, quindi è una cosa interessante anche questa. Grazie ancora, Janes. Grazie a voi e in bocca al lupo.